Io mi sono dimenticato di chiedere esattamente di che cosa avrei voluto parlare. E adesso purtroppo lei, come sapete, si trova in condizioni non semplici all'ospedale. Anzi, vi saluto da parte sua, speriamo che tutto finisca bene. E non ho osato neanche adesso chiedervi di cosa avrei voluto parlare. Allora mi sono inventato io il che cosa, pensando a questa monportiera che sale e che guarda lontano. Allora io cerco di dirvi alcune cose che io ho maturato riflettendo sul mio mondo, questo mondo, guardando un po' lontano. Da dove prendo questa distanza? La prendo in prima battuta dalla conoscenza che mi sono fatto lungo il tempo di varie parti del mondo. Come queste parti del mondo vedono l'Occidente. E di qui vi consegno alcune considerazioni. Intanto, l'Occidente continua a essere uno dei punti di riferimento ideale potentissimi nel mondo. Si desidera che cosa c'è nell'Occidente per molte cose. È un punto anche di riferimento di mobilità del mondo, nel senso che l'Europa rimane. Perché fermiamoci per il momento sull'Europa, lasciamo da parte l'Oltreatlantico. L'Europa continua a essere un punto di riferimento della mobilità che c'è nel mondo, che andrà crescendo, forse, in modo irresistibile. E si deve calcolare che già adesso la mobilità in atto è di circa 250 milioni di persone. Ma l'Europa è certamente una delle destinazioni. Allora qui viene fuori l'interrogativo, dalla mongolfiera oppure da questo punto di osservazione. Che cosa ha l'Europa che costituisce un punto di riferimento così forte? Io direi due grandi promesse, che sono anche dei compiti, sono delle premesse e delle promesse, ma sono anche dei compiti. La premessa è che qui dall'Europa è partita la promessa della felicità e del benessere, che rimane ancora oggi una delle ragioni più potenti che creano progettualità, che creano programmi, che fanno politica, che fanno anche interessi, che fanno tensioni, eccetera. Ma qui dall'Europa è partita questa promessa all'umanità di potersi permettere la felicità. Il benessere. Questa è una delle grandi aspettative dell'umanità e l'Europa ha cercato di coltivarla in modo programmatico. Lo lascio semplicemente come spunti di riflessione, perché questo è proprio dei sottotitoli impegnativissimi. E prendo uno, il lavoro. Tradizionalmente il lavoro è stato considerato assai spesso, naturalmente anche non solo così come sto per dirvi, ma certamente molto come qualche cosa che è gravoso ed è un impegno penoso. Beh, basta per pensare alla parola. Quando dice un lavoro, il lavoro deriva dalla parola latina, che vuol dire che fa male. Si dice quando Dio mal di denti, in latino si dice lavoro empeditus. Il lavoro è considerato qualcosa che è penoso. Se prendo la parola russa, rabusta, cosa vuol dire? Roba da schiavi, rap, in russo vuol dire schiavi. Roba da schiavi e faticaccia, una faticaccia. Se prendo la parola francese, o quella piemontese, travail è la tortura del tripalio, e i tre pali crocifissione nei tre pali. Guardate che concezione del lavoro. Invece qui in Occidente, sempre in quella aura di promessa di benessere, anche il lavoro è diventato una cosa straordinaria. Il lavoro è diventato fonte di diritti. E qui allora viene in mente quella grande definizione per spaccato potabiente, insomma comunque molto significativa, che Norberto Bobbio scrisse a suo tempo quando insegnò nella nostra università per tanti anni filosofia politica. Norberto Bobbio era particolarmente sensibile a quella che lui chiamava la svolta epocale nel Settecento,
quando si era passata dalla disciplina in forma sintetica, che naturalmente poi chiede tante precisazioni, cioè che eravamo passati dalla società dei doveri alla società dei diritti, dalla società dell'autorità alla società della libertà. Allora, aver fatto questo quadro di visione globale in cui si inseriva l'Occidente. E naturalmente qui a Piera Rossi, solo come accennano, richiederebbe, sì, è molto, molto impegnativo fare colpi di tasca. Tra l'altro devo dire che la parola sindacato, ogni tanto mi viene in mente questo, la parola sindacato deriva da un termine antico greco che ha una origine storica molto emblematica, perché il sindaco, il sindacato deriva dalla parola sindaco, era quel personaggio o quell'insieme di personaggi che erano incaricati dopo la fine della tirannide ad Atene di rimettere a posto i conti. Sindaco è quello che aggiusta i conti. Sindacato. Allora, dicevo che se noi prendiamo ad esempio la possibilità di dare uno sguardo, resa dei conti sul concetto di lavoro, il lavoro a partire dal Settecento, in questa atmosfera di passaggio dall'autorità alla libertà, dai doveri ai diritti, questo nuovo tipo di civiltà promettente, costruttiva, questo tipo di civiltà ha cambiato anche il modo di concepire il lavoro. Il lavoro prima era quello che ho appena accennato, poi si è pensato come lavoro per eccellenza nel Settecento, in primo luogo la borghesia, quella che era imprenditore, aveva l'imprenditoria, quella che era, diciamo, l'antenato della società capitalistica che noi abbiamo poi abbondantemente conosciuto. Allora, questo tipo di lavoro era quello che contava. La dichiarazione dei diritti è una dichiarazione che tiene conto della borghesia. Cioè, è interessante quando si legge anche nelle scuole, si dovrebbe leggere, la dichiarazione dei diritti dell'89, la dichiarazione. Quella dichiarazione che anche nelle scuole, anche nei manuali, certe volte si fa senza mettere la premessa della dichiarazione, quella che viene conservata ancora con quello sfondo nero e caratteri chiari, dove sono scritti i diritti, dove ci si mette di fronte all'essere supremo per indicare la solennità dell'impegno, la responsabilità di fronte all'essere supremo. E lì dentro si dice anche quello che era la richiesta di quel tipo di lavoro, che era quello della borghesia. Qual era la richiesta fondamentale? Il diritto fondamentale che chiedeva la proprietà e la libertà d'esercizio. E l'orizzonte del lavoro era in quella, però è sbagliato pensare che fosse limitato solo a questo. Non c'era il principio della proprietà assoluta, no. La proprietà era in funzione dell'affermazione dei diritti e poter difendere. Per dirla con termini ancora più chiari ed espliciti, era finita per quella dichiarazione l'epoca in cui i diritti ti venivano concessi. In francese c'era un verbo che faceva pensare al ressort, octroyer, concedere. No, non erano concessi, erano riconosciuti. I diritti erano riconosciuti. Questo è perché sono dei fatti fondamentali della cultura occidentale, cioè le cose che debbono essere riconosciute, non concesse, non da sovrani, non da dittatori, devono essere riconosciute. Il potere è in funzione dell'esercizio e del riconoscimento dei diritti. Il principio di proprietà non è proprietà assoluta, era il lavoro che non solo riconosceva il valore del lavoro, ma ti diceva che non hai veramente un diritto se non hai i mezzi per difenderti. E la proprietà era uno strumento per difendere il diritto, non era fine a se stessa. Se non c'è, a un certo punto ci si è accorti sempre nell'Occidente, guardando le cose dall'alto e dal di fuori, si è accorti in Occidente che c'era un'altra cosa, un'altra proprietà, che si estendeva in un modo impressionante ed era impalpabile in apparenza. Qual era questa proprietà? Il lavoro. Il lavoro non era proprietà privata, era qualcosa che tu riconoscevi nella sua dignità, perciò ti dava un diritto. Era riconosciuto un diritto che ti veniva da uno strumento per farlo valere, che era il lavoro.
E allora ecco che lì si esprime enormemente lo sguardo sulla dignità che il lavoro dà, cosa inaudita nella storia, inaudita nella storia. Il tripalium, la schiavitù. Ma solo che a un certo punto, e qui entriamo nell'oggi, dalla mongolfiera scendiamo all'oggi, il lavoro pare che non basti più. Il lavoro è entrato profondamente in crisi, ma se noi manteniamo quello spirito creativo che qui ha fatto diventare fonte di diritti, prima la proprietà, poi il lavoro, se noi manteniamo quello spirito di approfondimento, forse ci accorgeremmo che potremmo dilatare indefinitamente il concetto di lavoro. E questo è avvenuto già. Quelli che un tempo lavoro non erano sono entrati nella categoria del lavoro. Se io penso ad esempio come all'inizio dell'Ottocento ancora si considerava il lavoro degli psicologi, detto proprio il termine intascabile, strizza cervelli. Non erano stimati. Oggi li pagate profumatissimamente, perché è intervenuta la stima e il riconoscimento. E il lavoro diviene ancora oggi, una fonte di diritti molto vasta, molto ampia, e si può addirittura dilatare il concetto. Pensate se noi prendiamo come lavoro la difesa della natura, quanto lavoro troviamo? Per cui se lo stimiamo, lo paghiamo, lo riconosciamo. Io credo che uno degli appelli più grandi che faccio alla miniera della mongolfiera e che vengono anche da altri popoli che sono fuori nel mondo e guardano l'Europa è la capacità di riconoscimento della dignità della persona attraverso il suo lavoro. Dobbiamo dilatare la dignità di riconoscimento del lavoro in base a ciò che noi consideriamo valore del mondo. E si è aperto nell'epoca degli ultimi decenni soprattutto la percezione che il pianeta Terra è datore di lavoro straordinario. E da questo punto di vista dovremmo lavorare molto, perché si tratta di dilatare l'idea trainante, fortissima del lavoro come punto di riconoscimento della dignità della persona, non concesso, ma riconosciuto. Se non che, e questo è l'ultimo sguardo della mongolfiera, se non che io credo che il lavoro non basterà più. Bisognerà che riusciamo a trovare qualcosa che fa riconoscere la dignità delle persone, non solo attraverso il lavoro, ma attraverso proprio la dignità che hanno. Prima ancora che attraverso il lavoro, attraverso quello che hanno come vita e come essere umano.